se l'alternativa era quella di un lento declino della Fiat, mi pare che è meglio quello che abbiamo visto accadere. Importante qual è? Quali sono le cose importanti? Primo, che si continui a produrre in Italia. La Maserati è interamente prodotta in Italia. Sotto a vedere la fabbrica, una fabbrica altamente automatizzata, ci sono dei robot fantastici, ci sono 1000 dipendenti che lavorano e hanno una potenzialità di 50.000 vetture. Quindi lei dice guardiamo al futuro, non ci addentriamo in quel derby Fiat sì, Fiat no, hanno avuto un sacco di soldi dall'Italia, tutte queste robe qui non l'appassionano. Intanto anche qua, pagheranno le tasse, non pagheranno le tasse in Italia. Alcune tasse si pagano in Italia per qualsiasi... La Electrolux, dove ha le sue sedi, non è un'azienda prevalentemente svedese. Chi pone il problema che non deve essere svedese? Nessuno. Allora, ha senso che la Fiat riesca a radicarsi in Italia e in altri mercati, per esempio fortissima in America Latina, anche attraverso operazioni di questo tipo. L'alternativa non è che tutto quello di bello che abbiamo visto sarebbe rimasto in Italia, ma probabilmente l'alternativa sarebbe un lento declino. Lei dice vada avanti, basta che continui a produrre in Italia. Ricerca in Italia, produzione in Italia, ingegneri italiani, pagare le tasse per la produzione in Italia, sono gli elementi di un marchio che rimane nella sostanza un marchio legato all'italianità. Va bene, rispondiamo alla Dinolfi sul tema, diciamo, di fondo, su cosa deve fare la sinistra anche oggi. Anche perché se la Fiat avesse avuto una pressione fiscale minore, magari le tasse le pagava non solo sulla produzione, ma anche sul fatturato. Non andava in Inghilterra a mettere la sede fiscale dove la tassa sul fatturato... Cioè abbassare le tasse e abbassare il cuneo fiscale... Non c'è una tassa sul fatturato, c'è una tassa sugli utili. Fatturato. Questo intendevo. Allora, la tassa sugli utili, la Fiat in Italia non credo l'abbia pagata perché negli ultimi anni utili non ne ha fatti, quindi... Però vai in Inghilterra perché lì risparmia l'11%. Cioè quello perché è nel sistema con la Chrysler conta di fare utili. Comunque veniamo al punto. Sarebbe stato meglio che avesse fissato la sede in Italia. È una questione sarebbe stato peggio se avesse chiuso la Baracca.